Cristo risorto! Buona domenica, carissimi amici. In questa domenica accogliamo la parola di Dio e il Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti 30-34. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Amen. Cari amici, in questo capitolo sesto, Vangelo di Marco, vediamo che dopo una missione da parte degli apostoli, dei discepoli di Gesù, un'evangelizzazione, tornano, raccontano quello che davvero è accaduto con grande gioia e Gesù dice loro: «Bravi, cari miei amici, venite adesso in disparte solo voi in un luogo deserto e riposatevi». Queste sono le parole che vogliamo accogliere da Gesù per noi oggi. Il mese di luglio e il mese di agosto sono un po' per eccellenza il tempo in cui, se c'è il sole, bel tempo, e se Dio ci dà la grazia di fare qualche giorno di vacanza, di ferie, possiamo davvero riposarci. Queste sono le bellissime parole di Gesù, poiché solo in Lui, cari amici, possiamo trovare la vera pace. Tante volte noi pensiamo che per stare bene dobbiamo non fare nulla, quindi lasciare il lavoro per un certo periodo, allontanarsi da certe attività, da tante cose, e a volte anche lasciare la preghiera, per dire adesso io mi riposo da tutto. Ma in realtà è proprio l'esperienza con Dio la vera vacanza, mi viene da dire, il vero riposo. Lo stare con Dio, e no, questo non lo sentirete da nessuna parte, questo commento, ma neanche questa notizia, questo annuncio nel telegiornale, che di solito anche in questo tempo ci stanno aumentando non tanto i contagi, ma quanto le cattive notizie, tanto per spaventare un po'. Invece Dio ci dice un'altra cosa: vieni con me in disparte. Andiamo con Dio, andiamo con Lui, con la Sua parola. E vorrei dire qualcosa di più: andiamo a fare una passeggiata, una camminata in montagna, andiamo al lago, al mare e prendiamo con noi la parola di Dio e attingiamo forza da Lui, respiriamo in Gesù quel vero riposo. Poiché Gesù è Dio e sa ciò di cui noi abbiamo bisogno. Tante volte noi ci procuriamo delle situazioni di riposo, ma quante altrettante volte ritorniamo da quella situazione che non siamo riposati, che non abbiamo staccato, che ci siamo magari anche innervositi, perché proprio, dice Sant'Agostino, il nostro cuore finché non entra in Dio, finché non riposa in Dio, non ha pace. Ecco la vacanza ideale, fratelli e sorelle. Una vacanza spirituale, una ferie spirituale. Cioè trovare in Gesù quel buon pastore che, vedendo la grande folla, ha compassione perché vede che erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro. Gesù è davvero questo buon pastore che vuole il meglio da noi. Ecco che oggi
La liturgia ci accompagna con il Salmo 22-23, questo famosissimo Salmo che abbiamo musicato anche come shout coinonia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Fratelli e sorelle, solo Dio ti può far riposare. Solo Dio ti dona la vera pace. Solo Dio ti conduce alle acque che sono davvero tranquille. E anche se noi andassimo per una valle oscura, non temeremo alcun male, perché Dio è con noi. Dio è al nostro fianco. Dio non permetterà che noi vacilliamo. Quindi oggi prendiamo forza, prendiamo fiducia in Dio, il nostro pastore. Con Lui non manchiamo di nulla. Accogliamo oggi questa parola di andare da Gesù, andare in disparte. Quindi un'esortazione, questa domenica, in questo tempo, quando farai le ferie, o se le hai già fatte, però prenderai ancora qualche giorno, qualche mezza giornata, porta con te la parola di Dio, mettiti alla sua presenza e sentirai che il Signore ti dona il vero riposo, la vera pace. Vieni, Signore Gesù, oggi, riempici di te, riempici con la tua parola, riempi il nostro cuore della tua pace. Noi vogliamo stare con te, Signore, perché chi è con te non manca di nulla. Signore, porta pace nei nostri cuori, pace alle nostre case, alle nostre famiglie, ma soprattutto donaci di rilassarsi nei pensieri, donaci di poterci rilassare nel nostro cuore, nella nostra vita, nel nostro corpo. Noi vogliamo affidare tutto questo a te, Signore, che regni e sei vivo in mezzo a noi, perché sei il buon pastore. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, vi auguro una buona giornata, che il Signore vi benedica e vi doni di trovare non solo oggi ma in questo tempo il riposo che Dio ci ha promesso, quindi con la sua parola, alla sua presenza, e il nostro cuore non avrà alcun timore. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, ciao! Per sempre canterò al Signore, per sempre lo proclamerò.